programma che la Presidenza del Senato ha consentito a questa richiesta. Se non vi sono osservazioni, diamo per accolta. Quindi possiamo dare l'ok per il circuito. Oggi proseguiamo i nostri lavori e il nostro ciclo di audizioni sul tema consumo del suolo. E abbiamo come ospiti i rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Statistica, l'Istat, precisamente il dottor Sandro Cruciani, direttore della Direzione Centrale per le Statistiche Ambientali e Territoriali, la dottoressa Alessandra Ferrara, Direzione Centrale per le Statistiche Ambientali e Territoriali, la dottoressa Elisabetta Segre, Ufficio di Presidenza, il dottor Fabio Lipizzi, Direzione Centrale per le Statistiche Ambientali e Territoriali, e sta per raggiungerci la dottoressa Patrizia Cacioli, Direttore della Direzione Centrale per la Comunicazione. Noi abbiamo un congruo tempo a disposizione, ma dobbiamo comunque concludere i nostri lavori intorno alle 15:20 massimo. Quindi io chiederei ai nostri ospiti, a cui do il benvenuto, non so chi di voi inizierà con la relazione introduttiva, dopodiché daremo la possibilità ai colleghi, di proporre delle domande. Prego, se magari inizia lei, prego, se si presenta. Grazie. Sì, buongiorno, io sono Dottor Sandro Cruciani, direttore della Cruciani. Direzione Centrale per le Statistiche Ambientali e Territoriali. Intanto vi ringrazio per averci dato questa opportunità, che è sempre un momento anche noi di crescita e di approfondimento di alcuni temi che ci stanno particolarmente a cuore. Vi leggerò rapidamente una sintesi diciamo, della relazione che. Volevo solo avvisare che la documentazione non solo vi è stata inoltrata via email nella giornata di ieri, ma è anche disponibile qui, nei banchi, così riescono a seguire meglio la relazione. Grazie. Allora, questa relazione è accompagnata anche da un allegato statistico abbastanza ricco, cui si possono fare ovviamente ulteriori approfondimenti. Dunque, in questa audizione l'Istat vi propone un quadro delle informazioni attualmente disponibili fondamentalmente sulle pressioni delle attività umane sul territorio. Quindi diciamo, abbiamo un approccio un po' più vasto rispetto al tema specifico del consumo di suolo. L'Istat sta implementando un sistema informativo geostatistico ottenuto dall'integrazione di vari registri. Primo tra tutti il registro dei luoghi dove sono registrate appunto le informazioni relative ai luoghi specifici del territorio, ma che si integreranno con i registri della popolazione, delle imprese e delle istituzioni pubbliche. Questo in buona sostanza dovrebbe portare a una conoscenza specifica dei fenomeni socio-economici in maniera molto dettagliata sul territorio, che quindi ci aiuterà anche in prospettiva ad affrontare meglio questi temi delle pressioni ambientali e territoriali. Conseguentemente a questo stiamo anche lavorando alla definizione di una mappatura delle superfici antropizzate, che sarà un derivato di questa attività che abbiamo iniziato, e in questa audizione presenteremo alcuni risultati preliminari. In un'apposita appendice di approfondimento, questo contributo viene delineato l'impianto concettuale su cui poggia la descrizione dei luoghi e del loro utilizzo. L'aspetto definitorio è infatti particolarmente cogente in questo contesto. La misurazione del consumo di suolo nelle sue differenti manifestazioni presuppone una puntuale definizione delle componenti che ne definiscono la natura e che quindi è necessario quantificare e sottoporre a monitoraggio. Quindi in questa audizione presenteremo questo schema teorico che abbiamo adottato, che più che parlare di territorio di consumo di suolo vuole parlare di territorio antropizzato, come quella porzione di territorio che a seguito dell'opera dell'uomo e in maniera irreversibile ha perso sostanzialmente le sue originarie caratteristiche naturali. Quindi stiamo affrontando un dominio di analisi che risulta decisamente più ampio rispetto a quello delle superfici sigillate o impermeabilizzate, spesso adottate per misurare il fenomeno del consumo di suolo. Credo che a dicembre ci sia stata un'audizione di ISPRA che utilizza esattamente questa definizione. Una migliore qualificazione delle superfici antropizzate risponde tra l'altro all'esigenza informativa emersa dai lavori del Comitato per la selezione e definizione degli indicatori di benessere equo e sostenibile.
da inserire nel documento di economia e finanza. Nella sua relazione finale il Comitato motiva la scelta dell'indicatore di abusivismo edilizio come approssimazione del fenomeno del consumo di suolo, in attesa di poter adottare un indicatore più accurato per questo fenomeno. Questa relazione presenta alcuni risultati preliminari ottenuti secondo lo schema sopra descritto e prosegue mostrando alcune evidenze analitiche sullo stato di trasformazione dei territori, quindi stiamo cercando anche di dare un quadro che va al di là del fenomeno misurabile specificatamente. Quindi in conclusione saranno richiamate poi le principali problematiche connesse alla carenza definitoria informative e le potenzialità e opportunità offerte dallo sviluppo dei progetti che l'Istat sta realizzando. Allora, il primo tema che vorrei affrontare è quello del contesto europeo, cioè un panorama, diciamo, di confronto, cosa succede nei 28 paesi dell'Unione. In questi 28 paesi dell'Europa comunitaria si stima che nel 2015 le superfici artificiali coprono circa il 4,2% del territorio, mentre l'Italia si attesta al 6,9%, quindi quasi 3 punti percentuali sopra la media europea. Questo dato colloca il nostro Paese al sesto posto della graduatoria dei 28 Paesi, subito dopo Malta, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Germania. Nel complesso sono 13 Paesi europei che presentano valori di copertura artificiale superiori alla media. Concentrazioni elevate di territorio artificiale si registrano ovviamente in corrispondenza delle grandi aree urbane, la regione di Londra ad esempio, che ha addirittura una copertura artificiale che è poco meno del 60%, la regione di Bruxelles, la regione di Manchester. In Italia superfici significativamente sopra la media europea li registriamo in Lombardia, Campania e Veneto, in questo esatto ordine di importanza. In termini di crescita, l'Italia tra il 2009 e il 2015 ha visto aumentare le superfici artificiali del 5,2% contro un 7,8% della media europea. Quindi l'incidenza della copertura artificiale, se espressa in termini di metri quadri pro capite, restituisce invece un quadro abbastanza diverso. Nel 2015 è nei paesi nordici e in Irlanda che la superficie per abitante presenta i valori più elevati, superiori ad esempio a 500 metri quadri per abitante. Il nostro paese si colloca al diciottesimo posto della graduatoria europea. Da notare che la crescita del territorio artificiale risulta in ben 20 sui 28 paesi europei che abbiamo analizzato più accentuata della dinamica della popolazione, quindi si consuma più suolo di quanto cresce la popolazione, che diciamo in termini abbastanza intuitivi dovrebbero essere due fenomeni abbastanza correlati. Si registrano casi molto evidenti in Grecia, Lituania e Lettonia, ma anche in Ungheria. In Italia ci troviamo in un sostanziale bilanciamento, almeno rispetto a questi dati di questa indagine. Passiamo invece ad analizzare la crescita, i livelli di crescita del suolo antropizzato in Italia. La misurazione dell'incidenza delle superfici antropizzate non può prescindere dall'utilizzo di basi cartografiche a scala geografica di dettaglio elevato. Ci tengo a precisare che una stretta e proficua collaborazione in essere attualmente tra Istat e AGEA, che è l'Agenzia per l'erogazione delle sovvenzioni in agricoltura, ha consentito di avviare un processo sperimentale di integrazione di queste base dati e in grado in particolare di documentare le caratteristiche di antropizzazione del territorio. Quindi l'Istat, che produce, secondo il regolamento anagrafico, produce e aggiorna i piani topografici in accordo con i comuni, e adesso sta sviluppando un progetto di maggiore dettaglio di delle sezioni di censimento, quindi un archivio cartografico molto più dettagliato di quello che era in precedenza. Stiamo parlando di circa un incremento dei poligoni che descrivono il territorio di circa il 50%, almeno sulle prime regioni che abbiamo concluso, e l'integrazione con quello che sta facendo AGEA, cioè questa mappatura delle aree agricole che sono le aree elegibili ad ottenere i finanziamenti della PAC, per capirci, l'integrazione di questi due database geografici che sono di cospicua dimensione, riescono a delimitare, a perimetrare meglio l'ampiezza del territorio antropizzato, sia all'interno dei centri abitati che al di fuori dei centri abitati. Quindi ha consentito questa integrazione di definire una mappatura dettagliata dell'edificato e in generale delle superfici antropizzate, intese, come ho detto prima, come territorio che ha perso per lo più in maniera irreversibile le sue caratteristiche di naturalità.
Quindi abbiamo ottenuto due misure, il suolo antropizzato lordo, che è sostanzialmente ottenuto dalla somma delle superfici dei centri abitati, dei nuclei e delle località produttive e dalla corrispondente componente antropizzata presente nelle aree extraurbane. Invece ci concentreremo su un'altra definizione un po' più restrittiva, che è quella del suolo antropizzato netto, che partendo dalla misurazione lorda sottrae, diciamo, da questa quantità le aree verdi o naturali presenti di una certa dimensione, quindi parchi pubblici e quant'altro. La rappresentazione di queste due quantità per la quota che afferisce alle aree urbane ed extraurbane consente di qualificare meglio la misurazione del territorio antropizzato. Per una corretta lettura dei dati e degli indicatori è bene sottolineare che sia la superficie antropizzata lorda che sia la superficie antropizzata netta sono considerate tenendo conto anche delle porzioni di territorio intercluso tra due elementi edificati, perché quello è territorio che sostanzialmente appunto ha perso la sua naturale vocazione o agricola o appunto di servizi ecosistemici. Quindi questa è una definizione che chiaramente amplia con il concetto di superficie sigillata e impermeabilizzata, come dicevo prima, e che è in grado quindi di stimare quanto territorio si sia realmente allontanato dalle sue originarie caratteristiche naturali. Passando ai numeri, la superficie antropizzata netta, così come è stata calcolata attraverso queste metodologie e queste definizioni, ammonta a circa 28.000 km², quindi pari al 9,3% della superficie nazionale. Se avessimo voluto utilizzare invece la definizione più ampia, quella della superficie antropizzata lorda, arriveremmo a un'incidenza dell'11,1%. L'incidenza della superficie antropizzata si può suddividere in due componenti. 6,2% è il peso che questa superficie ha sulle aree urbanizzate, quindi già sulle città, sulle aree, sulle località abitate, mentre il 3,1% afferisce al territorio al di fuori del perimetro delle località urbane, delle aree urbane, e che quindi contribuisce a generare il cosiddetto fenomeno della città diffusa, cioè l'urban sprawl, quello che in letteratura si chiama urban sprawl. La Lombardia, come detto prima, è la regione dove l'incidenza della superficie antropizzata netta risulta massima, 15,7%, pari a circa 3,7 mila chilometri di suolo antropizzato. Segue il Veneto e a queste regioni che presentano valori superiori al 10% si aggiunge anche il Lazio, la Campania e l'Emilia-Romagna. Il fenomeno dell'antropizzazione del nostro suolo risulta in crescita del 6,6% rispetto al 2011, con un incremento pari a poco più di 6.700 km² e pari quindi a circa 288 km² all'anno. La crescita è stata particolarmente accentuata nel Mezzogiorno, 7,9, e specificatamente in Calabria 12,3 e Puglia 11,7. Ma nella ripartizione la generalità delle regioni mostra variazioni superiori al valore medio nazionale. Questo ci fa pensare che in qualche modo lì dove anche diciamo, l'edificato o comunque il territorio antropizzato era meno concentrato che non nelle aree del nord del paese, stia seguendo in qualche modo questa stessa dinamica. Scendendo a un dettaglio di analisi più approfondito, cioè quello del livello delle province o delle città metropolitane, queste 107 realtà locali, possiamo suddividere le 107 province in quattro categorie. Al top di queste quattro categorie troviamo 17 province, tra le quali alcune importanti città metropolitane, Torino, Milano, Roma e Bari ad esempio, dove presentano sia i livelli che dinamiche, lo vedete sulla destra, il cartogramma di destra, dove livelli e dinamiche risultano superiori alla media nazionale e quindi molto marcate. Queste aree pesano per il 15% in termini di superficie e del 28% in termini di popolazione. All'estremo opposto, lì dove diciamo, l'utilizzo del suolo risulterebbe sicuramente più sostenibile, troviamo 15 province, circa un quinto della superficie nazionale e un decimo della popolazione, il 10% della popolazione.
A questi due estremi ovviamente troviamo due situazioni intermedie, 37 province in maggioranza del mezzogiorno, i livelli sono molto più contenuti, ma come abbiamo visto prima la dinamica è sicuramente superiore alla media nazionale, e questo blocco di province, queste 37 province pesano circa il 40% del territorio e il 20% della popolazione. L'altra classe dove invece i livelli della superficie antropizzata risultano superiori alla media, ma gli incrementi invece inferiori alla media nazionale, sono rappresentate da 38 province, quasi tutte del centro-nord, a significare forse che già lì c'è stato avviato un percorso di riduzione o comunque di mitigazione del fenomeno di antropizzazione. È interessante poi spostare l'ottica di analisi calcolando invece valori pro capite, cioè quanto territorio, non in termini di incidenza sulla superficie nazionale, ma quanto territorio per ogni abitante risulta in media antropizzato. Il dato nazionale è di circa 462 metri quadri per abitante, valore che ovviamente risulta più contenuto al mezzogiorno e massimo nel nord-est, con 569 metri quadri. Valori particolarmente elevati invece si evidenziano in regioni più piccole come l'Umbria, l'Molise e la Basilicata, dove probabilmente il rapporto alla dimensione demografica ridotta pesa maggiormente l'impegno infrastrutturale del territorio. I valori pro capite risultano in crescita del 4,5% a fronte di una crescita della popolazione molto inferiore, 1,9%. Questo è a livello nazionale tra il 2011 e il 2017. Queste discordanze sono poi particolarmente evidenti nel mezzogiorno, dove la distanza tra la crescita del suolo antropizzato e la crescita della popolazione è addirittura di 6,7 punti percentuali, quindi 7,3 contro 0,6, sostanzialmente quasi crescita nulla di popolazione. All'opposto, invece, in alcune realtà regionali la crescita demografica è superiore a quella del suolo antropizzato, con effetto quindi di mitigare leggermente gli effetti di quest'ultimo sui valori pro capite. E questo è il caso, ad esempio, della provincia autonoma di Bolzano e del Veneto. Un ultimo approfondimento è quello proposto sulle 14 città metropolitane, quindi sulle 14 principali realtà urbane del nostro Paese. In questo caso, la superficie antropizzata risulta particolarmente elevata nella città metropolitana di Milano col 42,4% e di Napoli col 41,2%. Il valore massimo che abbiamo registrato in termini di livello provinciale è quello della provincia di Monza-Brianza e della Brianza con un 55,7%. Ora, a fronte di queste evidenze che abbiamo calcolato e misurato in maniera sperimentale anche per le finalità di questa audizione, possiamo esporre alcune e descrivere alcuni dei fattori che sono sicuramente strettamente collegati al tema del consumo di suolo e che rappresentano o fattori di pressione sul territorio o fattori invece di mitigazioni. In primo luogo abbiamo, grazie alle basi dati di cui dispone l'Istat, possiamo analizzare e focalizzare l'attenzione su alcune realtà urbane, su principali realtà urbane, e studiarle dal punto di vista della dinamica dal 1951, anno del primo censimento del dopoguerra. Abbiamo in questo caso preso in esame 21 principali città e considerando i comuni vicini, confinanti con queste 21 città, i comuni che di prima cintura e di seconda cintura. Quindi in complesso si tratta di 687 comuni dove risiede circa il 34% della popolazione nazionale. Allora, quello che si evidenzia da questa analisi di lungo periodo è sostanzialmente la definizione di un ciclo urbano delle città. Questo ciclo urbano sostanzialmente parte da una iniziale, ovviamente, peso importantissimo del comune capoluogo, quindi delle principali realtà urbane, Milano, Torino, Milano, Napoli, Bari e anche Palermo, e poi via via che
diciamo, il tempo scorreva, c'è una propagazione della popolazione anche sui comuni vicini, quindi il centro della città perde relativamente di importanza e ne acquistano in termini di popolazione i comuni vicino. Dunque, il valore assoluto in termini di popolazione lo raggiungono, i comuni capoluogo lo raggiungono nel 1971 con 12,3 milioni di abitanti, per poi diminuire in maniera costante fino al 2011, con un leggero incremento nell'ultimo anno, nel 2018. Le altre due fasce di comuni, quindi sia quelli di prima fascia che di seconda fascia, risultano in costante ascesa fin dal 1951, quindi sostanzialmente compensando la perdita di popolazione dei grandi comuni. La lettura congiunta delle tre tipologie di comuni conferma quindi la progressiva riduzione del peso relativo della popolazione dei grandi comuni capoluogo rispetto a quella dei comuni contermini, a fronte di una complessiva e stabile crescita demografica delle aree urbane nel suo complesso. E qui vale la pena di ricordare alcuni esempi particolari, che sono quello del comune di Torino, dove addirittura la popolazione diminuisce facendo, diciamo, superare, arrivando al 43% la popolazione complessiva dell'area vicina al comune di Torino. E stessa cosa succede a Napoli, dove la dinamica è uno dei pochi comuni, dei grandi comuni, la cui dinamica è negativa nel periodo dal 51 al 2018, ma al tempo stesso anche i comuni vicino acquistano di importanza e quindi, diciamo, nel complesso l'area cresce, ma cresce perché crescono i comuni vicino, confinanti con Napoli. L'edilizia autorizzata. Negli ultimi dati disponibili sui permessi a costruire conferma un'inversione di tendenza che a partire dal 2015 vede in crescita sia le superfici sia i volumi autorizzati dai comuni. Più 7,5% la variazione media per le superfici autorizzate, mentre invece in termini di volume la crescita è stata del 13,4%. La ripresa è più accentuata per la componente dei fabbricati produttivi e commerciali, l'11,5% contro il 2,5% del residenziale. Negli ultimi anni, seguiti a quelli della congiuntura economica negativa, ha fortemente ridotto il numero di nuovi permessi a costruire e ci si apprezza una ripresa che, nell'ottica del contenimento del fenomeno del suolo, ovviamente necessita di attenzione. L'esame di lungo periodo mette comunque in luce la consistente quantità di volumi complessivi autorizzati. Tra il 1995 e il 2016 sono stati autorizzati oltre 4,5 miliardi di metri cubi di nuova edilizia residenziale, il 40% di edilizia residenziale, con un picco nel triennio 2004-2006. Quindi in termini pro capite dal 1995 ad oggi sono stati mediamente autorizzati circa 75 metri quadri per residente, per abitante. Il totale tra il 1995 e il 2016 sono 4,5 miliardi di metri cubi. Questa è l'edilizia autorizzata dai comuni, che poi non sempre si traduce in effettiva costruzione. C'è sempre un margine di... Il dato è impressionante, sì. Sì. Produttivo e residenziale. Produttivo e residenziale. Mancano le infrastrutture, ovviamente. Esatto. Certo. Perché non sono autorizzate dai comuni, ovviamente. Parliamo ora di abusivismo edilizio, che è sicuramente un tema ineludibile riguardo al contenimento del consumo di suolo, è quello della legalità e del rispetto delle norme urbanistiche. Anche in questo caso i dati sono abbastanza impressionanti. In questo caso utilizziamo le stime del CRESME, che sono quelle, diciamo, correttamente utilizzate anche all'interno degli indicatori di benessere e sostenibile, dove ci dicono che tra il 2015 e il 2017 esiste una sostanziale stabilità dell'abusivismo, che si colloca su sostanzialmente un valore pari a 19 abitazioni costruite illegalmente ogni 100 autorizzate. Questo non significa che lo stock è del 19%, ma ogni 100 autorizzazioni che i comuni rilascia, 19 sono costruite, quelle che si aggiungono e costruite quindi illegalmente. Questo fenomeno è ovviamente abbastanza rilevante, in particolare nel Mezzogiorno e in particolare in Campania, Basilicata e Calabria, dove sono state edificate circa 2 nuove costruzioni illegali ogni 3 autorizzate.
Quindi in questo caso i dati sono abbastanza significativi. Altro fenomeno strettamente correlato col fenomeno del consumo di suolo è la perdita di suolo agricolo. In questo caso possiamo contare su dati di lungo periodo che ci vengono dai censimenti fin dal 1982, censimenti dell'agricoltura, delle aziende agricole, e possiamo verificare che nel corso di questo periodo, cioè appunto 1982-2016, la superficie agricola utilizzata è diminuita del 20,4%. Anche se rispetto al 2000 si nota un certo rallentamento di questa diminuzione. Di conseguenza l'incidenza della superficie nazionale passa dal 5,24% al 41,7% del 2016. Scusate. Nel periodo recente, quindi 2010-2016, la riduzione della superficie agricola utilizzata mantiene un analogo andamento. In 6 anni si perdono circa 250.000 ettari di terreni agricoli, ma anche se ciò rappresenta una riduzione del 2% su base nazionale, più accentuata nelle regioni del centro Italia e nel nord-ovest, un po' meno nelle regioni del nord-est e nel mezzogiorno, dove sostanzialmente rimane invariata. L'altro elemento che vorrei illustrarvi è un focus sulle aree verdi urbane, che rappresentano ovviamente un fattore di mitigazione, almeno se non altro dell'ambiente delle nostre città. L'Istat svolge un'indagine annuale sulle condizioni ambientali dei nostri comuni capoluogo, da cui si evince che nel 2017 il verde urbano pubblico rappresenta il 2,9% dei comuni capoluogo. Quindi si tratta di circa 573 milioni di metri quadri. Il 16,6% della superficie di questi comuni, di questi 107 comuni capoluogo, è inclusa in aree verdi, in aree naturale, quindi quelle tutte comprese nella rete Natura 2000, che è la rete europea delle aree protette. Ne consegue che ogni abitante dispone mediamente di 31,7 metri quadri di verde urbano pro capite. Le dotazioni più elevate si registrano nelle regioni del nord-est, più che doppie rispetto a quelle del centro e del nord-ovest. Molto elevata è invece la media del sud. Rispetto al 2011 si registra comunque un graduale aumento delle superfici del verde urbano, 3,7%, con un incremento medio. Tra le tipologie di verde molto importanti sono gli orti urbani, che è un fenomeno che sta crescendo in maniera significativa proprio . 213 sull'incremento degli spazi verdi pubblici, 53 città dove insiste il 16% della popolazione italiana hanno promosso iniziative per l'incremento degli spazi verdi urbani. Penultimo elemento che vorrei sottoporvi è quello delle attività estrattive. Le attività per l'estrazione di minerali, di risorse minerali non energetiche da cave e miniere sono molto diffuse nel nostro Paese, contrariamente forse a quello che uno potrebbe pensare. Nel 2016 circa un quarto dei comuni italiani è presente un sito estrattivo, intendendo come sito estrattivo non solo le miniere ma anche le cave dove si estrae materiale anche da costruzione o per l'arredamento. Diciamo che rispetto al 2013 e al 2016 il numero di queste cave e di queste miniere è in riduzione del 6,2% rispetto all'anno scorso, al 2016, e del 7,6% rispetto al 2013. Il 43,5% delle cave nazionali sono concentrate al nord, per lo più in Lombardia, Piemonte e Veneto. Circa la metà di queste cave che risultano in produzione,
anche in questo caso con una flessione di quasi il 20%. Molte di queste cave e di queste miniere ovviamente risultano o prive di concessione o concessione scaduta, ma risultano comunque significative dal punto di vista del territorio, perché rappresentano comunque una ferita del territorio, perché la cava generalmente rimane tale e non è che si può riconvertire alla sua originaria destinazione naturale. Nel 2016 sono state estratte 167 milioni di tonnellate di risorse naturali, con un calo però del 3,2% al 2015. Questo dato pone l'Italia nel 2016 al quinto posto tra i paesi europei per quantità di minerali estratte, dopo Germania, Romania, Francia e Polonia. La disponibilità di dati molto dettagliati e anche a livello comunale consente di costruire indicatori compositi che qua potete vedere in termini sia di densità di siti estrattivi, quindi dato comunale, sia per intensità di dati estratti. Di questa si può fare una sintesi abbastanza significativa dicendo che i comuni che presentano valori elevati sia in termini di densità che in termini di intensità estrattiva, quindi di quantità di materiale estratto, sono 77, che ricadono in particolar modo in Lombardia e in Piemonte. Ultimo elemento che vi vorrei segnalare è quello della percezione dei cittadini rispetto sia al paesaggio, sia all'urbanizzazione, sia al deterioramento del paesaggio stesso. Il quadro delle pressioni sul territorio, riassunte nei paragrafi precedenti, trova riscontro nelle tendenze di due indicatori che descrivono gli aspetti soggettivi della percezione dei cittadini in tema di deterioramento del paesaggio: l'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita e la preoccupazione per il deterioramento del paesaggio. Il primo indicatore ci illustra che un cittadino su cinque nel 2017 giudica il paesaggio del proprio luogo di vita affetto da degrado. L'indicatore mostra valori molto elevati, più elevati nel mezzogiorno, unica ripartizione con valori in crescita nel 2017 rispetto agli anni precedenti. Ma è nelle principali aree urbane che i cittadini manifestano la maggiore insoddisfazione per la qualità del paesaggio: il 34,8% nei centri metropolitani, il 24,8% nei rimanenti comuni di maggiore ampiezza demografica. Il secondo indicatore, invece, è piuttosto una misura dell'attenzione sociale al problema della tutela del paesaggio come bene comune. La quota di cittadini che ha indicato la rovina del paesaggio causata dall'eccessiva costruzione di edifici, fra le cinque maggiori preoccupazioni in materia ambientale, è pari al circa il 15%. Alcuni elementi sulle prospettive per la misura delle aree antropizzate e in generale del consumo di suolo. In assenza di una legge nazionale, anche il processo normativo sta seguendo un iter complesso e frammentato. Alcune regioni hanno già approvato leggi, altre stanno procedendo nella discussione finalizzata alla loro approvazione. In generale però senza fare riferimento a un impianto comune, a un quadro definitorio omogeneo. È bene ricordare che un monitoraggio omogeneo, credibile e confrontabile del tema dell'antropizzazione del suolo e in generale del consumo deve potersi basare su classi di misurazione che siano tra loro armonizzate e adeguatamente descritte, garanzie in merito alla terzietà e alla trasparenza dei processi di produzione dei dati, condivisione di parametri e di qualità dei dati e indicatori di monitoraggio. Quindi l'azione delle amministrazioni locali dovrebbe essere preceduta dall'armonizzazione delle definizioni e accompagnata dalla condivisione di parametri di qualità e indicatori da produrre. Queste attività potrebbero avvalersi di un tavolo interistituzionale assistito da enti tecnici terzi competenti in materia di misura e analisi delle caratteristiche del territorio. Il processo di monitoraggio deve parimenti essere fondato su indicatori pertinenti alle specifiche caratteristiche delle realtà locali. In particolare occorre distinguere cosa misurare nelle aree urbane o prevalentemente tali e cosa nelle aree agricole e naturali o prevalentemente tali. L'obiettivo è quindi quello di perseguire e di investire ancora nella migliore implementazione di una mappatura di copertura del suolo, realizzare e aggiornata applicando classificazioni e criteri omogenei su basi nazionali che garantiscano un'idonea accuratezza tematica e geometrica
diciamo, è quello che sta facendo l'Istat attraverso il progetto delle microzone, che è quello di la volontà di superare, diciamo, le tradizionali sezioni di censimento a cui venivano collegati dati di natura socio-economica, con porzioni del territorio più dettagliate e omogeneamente, con maggiore omogeneità al loro interno in termini di copertura. Quindi il nostro obiettivo e quello che secondo noi abbiamo bisogno è non solo di sapere quanto territorio abbiamo antropizzato, consumato, edificato o artificializzato, ma anche sapere che come l'abbiamo utilizzato, cosa ci abbiamo fatto, cosa ci abbiamo costruito, edificato, infrastrutture, oppure l'abbiamo perso semplicemente abbandonandolo al suo destino. Quindi l'Istat sta investendo per colmare alcune carenze in diversi ambiti, alcune carenze informative in alcuni ambiti, come ad esempio quello delle infrastrutture. La geografia nazionale è infatti estremamente frammentata, oltre il 60% dei comuni ha una superficie inferiore ai 30 km quadrati, e che restituisce una copertura del suolo abbastanza poco dettagliata. In termini di edifici, anche questo è un elemento su cui noi stiamo investendo, cercando di integrare le rilevazioni censuarie con archivi di tipo amministrativo, ma anche cercando di misurare, ad esempio, questa è un'esigenza che ci è stata sollecitata da più parti, le superfici boscate. È necessario ricordare che è stata recentemente costituita la Direzione Generale delle Foreste presso il MIPAF e è stato adottato il testo unico in materia di foreste e di filiere forestali. Quindi l'Istat può contribuire in molteplici ambiti a ridurre queste carenze informative, sia dal punto di vista metodologico e tecnico, ma sia anche da un punto di vista della pianificazione territoriale. E in quest'ottica la mappatura delle microzone va proprio in questa direzione. Una misura poi del territorio urbanizzato, tra gli indicatori sui quali l'Istituto sta lavorando e di cui vi abbiamo presentato i risultati preliminari, sarà inclusa tra quelle del progetto BES, Benessere Equo e Sostenibile, anche al fine di integrare ulteriormente il set degli indicatori che attualmente descrivono alcune dimensioni fondamentali per la qualità della vita nel processo di definizione delle politiche economiche, secondo quanto previsto dalla legge 163/2016. È poi necessario ricordare il prossimo impegno dell'Istat per la realizzazione del 7° censimento generale dell'agricoltura del 2020 e che successivamente, negli anni successivi, si trasformerà in una logica di censimento permanente, analogamente a quanto avviene per la popolazione e per le unità produttive. In generale, il potenziale informativo che genererà la possibilità di attribuire puntualmente i dati, georeferenziazione, quindi delle unità statistiche che l'Istat sta elaborando su popolazione, imprese e istituzioni, alla mappatura di elevato livello di dettaglio territoriale delle microzone, sarà enorme e consentirà una lettura congiunta del grado di copertura a uso del suolo con una quantificazione delle attività antropiche che su questi territori vengono svolte. Quindi, per concludere, l'Istat, assumendo pienamente la responsabilità del proprio mandato, è disponibile ovviamente ad offrire le proprie risorse e competenze con l'obiettivo di fornire al Paese misure quantitative e qualitative di copertura e uso del suolo, ed in particolare sull'urbanizzazione del territorio, in maniera affidabile e periodicamente aggiornata. Grazie. Grazie dottor Cruciani per averci fornito questi dati che ci danno, seppur drammatici, che ci danno un quadro di quelle che sono le pressioni dell'attività dell'uomo sul territorio, anzi direi, per chi era presente anche nella scorsa legislatura, che nell'ultima audizione sempre su questo tema dell'agosto 2016, se non ricordo male, ad oggi sono ulteriormente, come dire, peggiorati. La senatrice De Petris infatti conferma, era presente. Chiederei ai colleghi, abbiamo una mezz'oretta di tempo per poter formulare delle domande eventualmente ai nostri ospiti. Avremo poi fra l'altro la possibilità di approfondire, perché adesso ci avete fornito numerosi dati e grazie ai vostri documenti riusciremo ad approfondire. E se non vi sono... Prego, senatrice Tiraboschi. Se può, chiedo scusa, se accende il microfono.
Con riferimento al suolo antropizzato, io non riesco a capire se l'incidenza dell'infrastruttura, che immagino essere significativamente importante rispetto al produttivo, il residenziale, il terziario, servizi, eccetera, rientra nei conteggi che lei fa. Ecco, questo per me è un dato fondamentale perché è evidente che l'infrastruttura in qualche modo, almeno a mio personale avviso, non si possa bloccare. Ecco, viceversa, un ragionamento più approfondito probabilmente va fatto su tutta la parte collegata al residenziale, soprattutto in relazione al fatto che la popolazione non cresce, se ben ho intuito. Nelle maggiori città, aree, città metropolitane, lei ha citato Torino, che peraltro è una realtà che conosco, e poi anche Napoli, si stanno svuotando gli immobili, perché gli immobili ci sono, sono però vuoti e la gente, se ho ben capito, va ad abitare nell'area metropolitana allargata. Ho capito bene? Grazie senatrice Tiraboschi, c'è qualche altra domanda? Altrimenti do la parola, prego. Ah, ecco, infatti, mi sembrava... Significatività di differenze rispetto alle varie realtà in termini di crescita, lei ha dato un dato medio generale, diciamo così, al di là del dato generale territoriale, cioè nord-est, nord-ovest, centro-sud, ma singole regioni, singole realtà, ci sono differenziazioni oppure al di là delle cose fatte, come dire, il trend è costante, non cambia in modo significativo da nessuna parte? Ecco, mi piacerebbe capire questo tipo di questione. Ecco. Grazie senatore, altre domande? Prego, dottor Cruciani. Sì, allora, rispetto al tema delle infrastrutture, la risposta ovviamente è sì, è un elemento molto importante ovviamente dell'antropizzazione del territorio. Noi consideriamo non solo la parte edificata, consideriamo anche tutti gli oggetti che in qualche modo hanno origine dall'uomo, dal parcheggio fino all'area di pertinenza degli edifici, ma anche ad esempio le cave, strade, ponti, aeroporti, porti, autostrade, centri intermodali e quant'altro. Il nostro obiettivo è esattamente questo, cioè attraverso la perimetrazione delle microzone vorremmo offrire al Paese, ma anche diciamo, dal punto di vista dell'analisi del territorio, uno strumento in grado di leggerlo in maniera coerente, quindi capire che territorio abbiamo, chi c'è su quel territorio, che operazioni, che diciamo, attività economiche e sociali vengono svolte e che cosa è successo negli anni, che cosa succederà negli anni successivi. Qui vedete, forse un po' sfocata, però si vede chiaramente la differenza di approccio, diciamo, sulla sinistra. Non si vede molto bene, ma insomma, comunque, diciamo, questa è una parte dell'aeroporto di Borgo Panigale dove sostanzialmente, come vedete, noi abbiamo levato soltanto aree verdi di una significativa dimensione. In realtà tutto il pezzo dell'aeroporto per noi è antropizzato, nel senso che quello è territorio che in qualche modo abbiamo perso, è dedicato all'infrastruttura, ma sicuramente non svolge funzioni, non eroga servizi ecosistemici, se non altro minimi comunque, quindi assolutamente sì, e se vedete, non so se si capisce bene, ma le linee che vedete in bianco sono esattamente le nostre microzone. In Emilia Romagna l'abbiamo completata, Emilia Romagna, Lombardia e altre due regioni, quindi siamo passati da circa, se non ricordo male, 90.000 oggetti, siamo passati a 160.000 oggetti sul territorio perimetrati, quindi, e su questi in prospettiva dobbiamo erogare informazione statistica, quindi dobbiamo essere in grado di dire che in quella particolare porzione come è utilizzato il suolo, nel senso che cos'è edificato, ovviamente macroclassi, edificato, agricolo, foresta e quant'altro, ma soprattutto lì dove è edificato, che cosa, chi c'è là,
c'è solo popolazione, ci sono attività economiche, ci sono istituzioni, ci sono servizi e quant'altro. Questo ad esempio, se volete controllare ad esempio, il materiale prodotto per l'audizione che abbiamo svolto l'anno, 2 anni fa, se non ricordo male, sulle periferie, c'è esattamente un lavoro di questo genere sulle grandi città. Siamo entrati in profondità analizzando la condizione socio-economica delle nostre periferie. Rispetto alla seconda domanda, mi scusi ma non credo di aver colto la natura della domanda stessa, nel senso che noi questi dati li abbiamo prodotti ovviamente per tutte le regioni e sperimentalmente anche a livello di provincia, quindi siamo in grado, adesso li trovate tutto materiale che trovate nel testo e ovviamente nell'allegato statistico, non sono andato in profondità evidenziando particolari situazioni. Se posso solo chiarire sempre. Il tema è questo. Sì, il tema è questo. Visto che credo realisticamente che ci siano, tra virgolette, politiche diverse portate avanti dalle varie regioni, ecco, voi avete dato una serie di dati medi percentuali da, diciamo, negli ultimi decenni del cambiamento. Ecco, avete riscontrato differenze significative nell'antropizzazione tra territorio e territorio a seconda delle politiche messe in atto, oppure non c'è al momento significativa differenza? Cioè, faccio un esempio, se la regione Emilia-Romagna ha fatto una legge per incidere sul consumo di suolo o per diversamente gestire l'urbanizzazione, diversa che ne so dalla regione Toscana, poi questo si riscontra concretamente oppure alla fine, come dire, le leggi sono diverse ma la realtà è uguale, ecco? Mi scusi, non avevo capito. No, diciamo questo studio così approfondito di relazione tra le dinamiche e diciamo, gli impianti normativi regionali non l'abbiamo fatto. Però è chiaro che ci sono dei riscontri diciamo, indiretti in qualche modo. Un caso eclatante è quello per esempio del Veneto, dove non è una questione di leggi recenti, ma è una dinamica che si sviluppa da 20 anni, 30 anni, cioè il Veneto è una di quelle realtà dove lo sprawl urbano, cioè la città diffusa, sostanzialmente è un'incidenza maggiore. Lì c'è veramente difficoltà a trovare territorio naturale perché diciamo, gli insediamenti sono molto dispersi sul territorio, tra insediamenti ovviamente abitativi e insediamenti produttivi, diciamo, ci sono delle aree molto, molto concentrate, come citavo prima quello delle Monza Brianza che ha un valore diciamo, dell'antropizzato superiore al 53%, è vero che è una provincia molto piccola, contenuta, però insomma, il dato è significativo, 53,3% se non ricordo male. L'agricoltura 47 ancora. C'era Teresa Ferrara che voleva aggiungere una cosa. Comunque se l'intento della domanda effettivamente era di avere una dinamica comparata rispetto agli effetti della norma, le leggi sono state approvate con una cadenza temporale differenziata e non siamo ancora riusciti a leggere questo fenomeno in modo come causa-effetto rispetto alla gestione nuova dell'entrata in vigore delle leggi, però riteniamo che in un arco di tempo ragionevole contestualmente al completamento delle nostre basi questa lettura potrà essere effettivamente svolta. Quello che diceva il dottor Cruciani, nel Veneto in particolare quello che abbiamo letto, di fatto è stata paradossalmente un'ulteriore densificazione di quello che era l'urban sprawl, quindi in una regione che era già fortemente impattata da un edificato disperso oltre la parte urbanizzata densa originariamente costituita, è stata la densificazione all'esterno dei nuclei delle città, il che vuol dire che effettivamente si va verso una situazione di saturazione degli spazi disponibili, che è effettivamente di massimo impatto. E questa immagine effettivamente per la domanda della senatrice e fa vedere bene come effettivamente tutte le infrastrutture siano effettivamente perfettamente nucleate nel dettaglio territoriale della mappatura che stiamo cercando di realizzare e quindi con questo si riuscirà, a nostra speranza almeno, a ottenere anche una quantificazione dell'infrastrutturazione anche minore
Uno dei principali problemi che abbiamo rilevato nella produzione di questi dati è che effettivamente per tener conto dell'infrastrutturazione alla scala necessaria per la lettura del fenomeno è molto difficile riuscire a leggere in forma più o meno automatica dalle immagini acquisite con strumenti di telerilevamento o anche con le foto aeree delle infrastrutture che hanno una dimensione al suolo non particolarmente rilevante come larghezza dell'infrastruttura stessa, ma che nel loro insieme costituiscono una sommatoria di superfici sigillate di fatto e quindi di territorio sottratto e antropizzato che effettivamente andrebbe accuratamente quantificata, oltre alle macroinfrastrutture, perché la viabilità non macro è quella che è la più diffusa nel territorio anche extraurbano. Sì, grazie, mi permetto di intervenire io un attimo prima della senatrice Tiraboschi, perché tirato in ballo per il Veneto, qua penso di essere conoscitore della realtà veneta, non vedo altri colleghi veneti. Il problema in Veneto, senatrice Sbrollini, chiedo scusa di dietro, anche se la provincia di Vicenza forse assomiglia molto alla provincia di Treviso come morfologia, il padovano un po' meno Belluno, un po' meno Venezia, anche se Venezia ha altre dinamiche. Lì il miracolo al nord-est, cioè, da un lato ha rilanciato l'economia del nostro territorio, dall'altro è stato devastante dal punto di vista dell'urbanizzazione, soprattutto industriale, dove abbiamo, non c'è un comune che non abbia la sua zona industriale, con una dinamicità nelle costruzioni che spesso seguiva più logiche politiche o di mera convenienza economica per l'ICI a suo tempo, per l'IMU poi, per questa entrata che dava risorse ai comuni o anche, so se si può dire, qualche piccola speculazione urbanistica che poi ha portato a quella che è il vero oggetto della mia domanda. Prima sono rimasto ancora impresso da quei miliardi di metri cubi di edificazione, se c'è la possibilità di capire, non l'ho capito prima, ma non so se per una mia disattenzione o perché manca il dato, quanto di questi miliardi di metri cubi è costruito, quanto è ancora sulla carta, nel senso in attesa di concessione, e quanto ci sarà ancora da costruire, perché questo penso potrebbe essere utile ai fini del ragionamento per i colleghi della Commissione. Questo metri cubi di concessione non solo dal punto di vista edilizio ma anche dal punto di vista industriale, mi ricollego all'inizio del ragionamento quando parlavamo chiaramente delle zone industriali. E quanto, non so se è nelle vostre corde, nel senso se è nei vostri dati, quanto soprattutto delle zone concesse a industrie, oggi queste industrie sono utilizzate o quante in seguito della crisi, e anche questo è un grosso dato, sono dei reliquiati industriali, che fenomeno a cui non solo il Veneto ma anche il resto d'Italia è soggetto. Tante zone industriali le troviamo lì, cattedrali nel deserto. C'è da capire, penso, e ci sarà sicuramente utile capire se abbiamo anche coscienza di questi dati, perché questi sicuramente ci saranno utili ai fini di ragionamento per i lavori di questa commissione. Sì, certo. Una parte della domanda l'ha già anticipata, vorrei solo aggiungere, e di quello che è già autorizzato, cioè presente nel piano regolatore, in relazione ad un'eventuale modifica del quadro normativo a livello nazionale, abbiamo la possibilità, come dire, di resettare e di dire anche se è stato autorizzato, riteniamo che, chiedo, non so se da un punto di vista giuridico questo è fattibile. Poi invece l'altra domanda è questa, non so se l'avete già raccolto questo dato, con riferimento all'antropizzato, avete a livello nazionale un dato medio che poi non ha così senso perché, voglio dire, il nord Italia è molto più largo rispetto a tutto il tratto, insomma, dello stivale, in percentuale tra infrastrutture e invece l'edificato sia a scopo residenziale, sia a scopo produttivo, sia a scopo terziario. Non so se mi sono spiegata. Prego, chi risponde ai quesiti. Provo intanto a dare una risposta di ordine generale e poi magari la dottoressa Ferrara integra. Allora, intanto credo che
la questione dei 4,5 miliardi di metri cubi è un valore autorizzato, questo non, poi non sappiamo perché non, il comune non, diciamo, la nostra fonte di informazione è il comune che rilascia queste autorizzazioni, poi però non è che sappiamo esattamente quanto di questo poi realmente sia stato costruito. Riteniamo che la gran parte dell'autorizzato poi vada a buon fine, nel senso che lo abbiamo verificato indirettamente ai censimenti, almeno per la parte residenziale riusciamo a capire quanti sono gli edifici e quindi indirettamente sappiamo che la gran parte dell'autorizzato poi va a buon fine. Ovviamente in termini, adesso questa è ovviamente una stima preliminare che noi abbiamo fatto e intendiamo ovviamente proseguire, però quello che chiedevate erano due cose, sostanzialmente era quello di capire esattamente poi che cosa se ne fa in futuro di queste costruzioni, di queste attività anche produttive che molto spesso poi magari chiudono o vengono abbandonate. Questa è una delle sfide che stiamo conducendo proprio sempre nel quello che noi chiamiamo il grande progetto delle microzone, che prevede anche la georeferenziazione degli edifici in termini sia residenziali che produttivi. Sapendo anche qual è la localizzazione delle imprese, possiamo ottenere per differenza quegli edifici che non sono destinati a uso produttivo, ma che dove non c'è nessuna impresa che vi opera. Nessuna impresa attiva. Quindi questa è un'altra delle ricadute, delle enormi ricadute di questa operazione che stiamo conducendo e che contiamo di chiudere nei prossimi anni, in un paio d'anni. E avere tutta quindi a disposizione un patrimonio di informazione che sostanzialmente è georeferenziata e quindi ci consente di capire esattamente anche su micro territori che cosa è successo e che cosa magari succederà incrociando informazioni. Rispetto alla domanda sulle infrastrutture, la risposta è sì. Lo possiamo anche, se volete, possiamo anche provare a fornirvi una stima di questa informazione. Ripeto, la collaborazione che stiamo avviando con AGEA ci consente di arrivare in prospettiva anche a dei dettagli ancora maggiori, il nostro obiettivo sarebbe quello di arrivare a livello del comune, non solo della provincia, quindi avere tutte queste informazioni su ogni singolo comune e quindi su ogni singola microzona. Quindi se ci date un paio di giorni di tempo proviamo a inviarvi una tabellina rapidamente che sintetizza la composizione del territorio secondo macro destinazioni del territorio antropizzato secondo macro destinazioni d'uso. Perfetto, forse la dottoressa voleva aggiungere qualcosa prima di lasciare la parola anche al senatore La Pietra poi. Sì. No, solo una specificazione su quel discorso delle autorizzazioni. Sostanzialmente questi sono i permessi rilasciati dai comuni. Siamo in una fase che si colloca a valle del piano regolatore che definisce per ogni porzione del territorio comunale una destinazione di impiego. Su questo poi gli interessati presentano la domanda di costruzione. Quindi sono due fasi distinte. Sul piano regolatore io ritengo che ci sono gli elementi per fare delle variazioni, le amministrazioni possono procedere. E sulle autorizzazioni già concesse onestamente non credo, perché penso che siano degli atti normativi che ormai se sono stati concessi. Non che noi scadenza. Come? Però hanno una scadenza. Hanno una scadenza. Noi questa indagine è annuale, quindi raccoglie l'universo delle autorizzazioni concesse da tutti i comuni d'Italia. Noi abbiamo dato un dato aggregato su un periodo lunghissimo, chiaramente ci sono i dati annuali. Quello che ci ha sorpreso molto è che negli ultimi anni la ripresa sia venuta particolarmente dal settore del produttivo in una fase in cui sostanzialmente non abbiamo visto questa riesplosione della dinamica. Quindi soprattutto in quei territori che immaginiamo essere quelli dove effettivamente
sicuramente questa componente potrebbe trainare una ripresa del settore economico complessivo, questa dinamica della ripresa del produttivo in particolare è da attribuirsi ad ampliamenti di fabbricati esistenti. Questo ci fa pensare che ragionevolmente anche localmente ci siano stati degli incentivi specifici ad agire su alcune componenti, oltre ai norme nazionali. Forse su questo effettivamente l'attenzione del legislatore sarebbe dovrebbe opportuno fare una... perché per esempio abbiamo nel testo completo lo troverete, abbiamo fatto una quantificazione del residenziale, quindi l'opposto da attribuirsi al piano casa, e abbiamo visto che sostanzialmente ci sono una serie di quei milioni di metri cubi di cui dicevamo che sono dovuti al piano casa. Non abbiamo visto una dinamica del settore dell'acquisto delle compravendite più anzi è totalmente stagnante, mentre invece c'è stato un incremento consistente per quella componente. Perfetto. Abbiamo ancora 10 minuti, lascio la parola al senatore La Pietra e poi al senatore Mollame per le ultime due domande, così entro le 15:30 riusciamo a lasciare libera la commissione. Prego. Sarà brevissimo. Avete parlato di dati di diversi, che hanno colpito anche me, diversi miliardi di metri cubi di concessioni fatte dai comuni. Io volevo chiedervi se avete però anche un dato economico, nel senso che è chiaro che i comuni, se no ci giriamo intorno, hanno tutto l'interesse di dare le concessioni edilizie, perché i comuni poi prendono gli oneri di urbanizzazione che sono fondamentali certe volte per la chiusura dei bilanci. Quindi se si vuole fare qualcosa bisogna anche capire, secondo me, se c'è un dato economico per sapere quanti soldi entrano nelle casse dei comuni per questa operazione, per vedere se a livello legislativo nazionale possiamo in qualche maniera finanziare, dare una mano ai comuni che invece di tagliare le risorse ai comuni forse ne andrebbero date, e mutualmente riusciamo anche a compensare un po' questa situazione, perché certe volte i comuni devono fare cassa, lo fanno con gli oneri di urbanizzazione, lo fanno anche spesso con le multe autostradali. Quindi però ora le multe sono un altro discorso, però su questo mutualmente qualche intervento forse possiamo anche pensare di farlo, però avremmo bisogno di capire se avete un dato economico di questo tipo. Senatore Mollame. Grazie Presidente. Durante questa audizione stiamo ascoltando informazioni che un attimino ci colpiscono, mi colpiscono. Facevo una riflessione, visto che è come se fossimo arrivati quasi a una saturazione, no? Ho questa sensazione. Nel periodo che va dal dopoguerra ad oggi, sono passati circa 70 anni, sono stati 70 anni di crescita lineare, forse anche esponenziale, del consumo del suolo. Per fare poi una correlazione anche con le misure economiche adottate in passato, c'è un periodo di punta, c'è un decennio in cui è riuscito a individuare una crescita superiore che so rispetto ad altri decenni, ad altri periodi? Grazie. Prego. Sì, prego. Allora, come dicevamo prima, le concessioni a costruire le erogano i comuni, non abbiamo un dato rilevato puntualmente sugli introiti, però questi si possono forse desumere dai bilanci dei comuni, quindi questa è una cosa che possiamo, se questa commissione è interessata, possiamo approfondire e capire quanti sono a fronte delle... Certo non abbiamo una correlazione diretta e immediata, però sapere quante concessioni ha erogato un comune e quanta partita ha messo a bilancio, io non sono un esperto di bilancio ovviamente, però è un'informazione che sicuramente ci potrebbe aiutare a capire se c'è una contropartita, almeno questo avevo capito che forse era la domanda. Allora, invece per quello che riguarda la dinamica storica della crescita dell'urbanizzato, rispetto a questa metodologia non abbiamo evidenze, perché abbiamo affrontato un periodo, abbiamo cambiato sostanzialmente metodologia rispetto al passato, quindi siamo andati molto più in profondità, molto più nel dettaglio, e abbiamo due periodi sostanzialmente, 2011 e 2017, che sono poi i risultati che vi abbiamo illustrato. Dal punto di vista storico però possiamo far conto su altre informazioni che abbiamo
da altre evidenze, sempre dai nostri piani più topografici, che ci dicono, se non ricordo male, ma su questo forse la dottoressa Ferrara e il dottor Livizzi possono intervenire, il periodo di crescita maggiore delle aree urbane è avvenuto sostanzialmente tra il 91 e il 2001. In quel decennio là, almeno è un incremento che è stato sostanzialmente abbastanza costante, però se dobbiamo trovare proprio un punto di svolta dal punto di vista del territorio, sto parlando ovviamente non dal punto di vista della popolazione, perché come abbiamo visto la popolazione tende, le aree urbane crescono nel loro complesso, ma la popolazione, anche per ragioni economiche, banalmente il prezzo delle case tende ad occupare gli spazi periferici della città piuttosto che i comuni immediatamente vicino, e quindi poi quelli chiaramente hanno anche un'influenza anche molto dalla localizzazione, scelte individuali e soprattutto scelte di tipo produttivo, nel senso che la gente tende a insediarsi lì dove c'è il lavoro, dove ci sono le capacità produttive, e quindi questo è quello che possiamo aggiungere. Sì, velocemente. Forse anche sì, sicuramente è un fenomeno che è molto articolato, quindi è difficile isolare i singoli effetti delle singole attività. Certo. Perfetto, grazie. Dottor Cruciani, noi accogliamo la vostra disponibilità, la disponibilità dell'Istat a farci pervenire i due approfondimenti, sia relativamente alle infrastrutture sollevate dalla senatrice Tiraboschi, sia quest'ultima questione sugli oneri urbanistici, sulle autorizzazioni e concessioni sollevate dal senatore La Pietra. Mi sento di dirle, anche se avete necessità ovviamente di qualche giorno in più, noi stiamo ancora in una fase di audizione, quindi il tempo che vi serve, ma sarebbe per noi importante. Perfetto. Ci rendiamo conto, per questo le dicevo, eventualmente quello che riuscite a farci pervenire sarà per noi sicuramente prezioso. Vi ringrazio molto, ringrazio i colleghi e dichiaro chiusa la seduta. Grazie.